Abbiamo con noi Roberto Castelli, buonasera. Buonasera, si è tolto la giacca, senatore della Lega Nord, con bretelle, tu non la puoi vedere, a meno che non sei di fronte alla televisione, bretelle a pois, d'altri tempi quasi, eh? Ingegner Castelli. Sono un uomo d'altri tempi, sono nato praticamente quando è finita la guerra, quindi... Vabbè, adesso l'uomo d'altri tempi, non esageriamo, si va a vela, si arrampica sulle montagne. No, ma diciamo tutto, l'ingegner Castelli di cultura classica, perché in genere pensano che i leghisti siano tutti con le corna sulla testa, eccetera, grande amico del signore Eugenio Scalfari, ad esempio. Ma ancora sei fissato con questa cosa, ogni volta che ce l'hai davanti, sei fissato. Insomma, Bossi... Non trovare i tormentoni, dovrebbe rinnovarsi, dico con affetto. Senta, ma allora questo Bossi, questo Berlusconi salvato dai giudici di adesso, troppa dietrologia, non sarà mica d'accordo pure lei, a parte che per la parola del capo per voi è se sempre... posso permettermi di fare l'esegesi di Bossi, del pensiero di Bossi, io interpreto queste sue parole in questo senso. È chiaro che il magistrato vive in un contesto storico, sociale, politico ed economico, e quindi né evidentemente, pur in buona fede, fino a prova contraria, influenzato. Quindi credo che questo sia una questione, non ci sia nulla questo su questo tema. Per cui penso che Bossi abbia detto questo. Sì, ma lei ci crede o no a questa cosa? Cioè lei crede che la prescrizione... Che i magistrati vengono influenzati dal contesto politico, sociale, economico del momento, sì. E dunque lei crede che... profondamente, non c'è evidentemente un legame di causa-effetto preciso dicendo allora adesso siccome Berlusconi è andato via dal governo gli diamo il premio non lo condanniamo. Che però i magistrati siano condizionati dal clima del momento, come qualsiasi uomo, penso che sia... Cioè hanno voluto aiutare Monti? Non hanno voluto aiutare Monti, ma sicuramente in piena buona fede, però forse se ci fosse stato ancora quel clima di guerra che c'era prima, quando Berlusconi al governo l'avrebbero condannato. Non dico di sì a tutti i costi, però io ritengo con Bossi che il magistrato viva il momento storico in cui è immerso in quel momento e quindi in qualche modo possa essere influenzato. D'altro canto, che questa comunque... Ma lei sta dicendo una cosa incredibile, si rende conto? Ma non è incredibile, è una banalità, Parenzo, sto dicendo una totale banalità che dovrebbe essere assolutamente condivisa. Non se lo dica pure che sta dicendo una banalità. Dovrebbe essere condivisa da tutti, perché è talmente una questione, voglio anche dire che credo che questo sia un dato assolutamente tranquillo e pacifico, come giustamente diceva Cruciani, i giudici non sono dei robot, quindi evidentemente vivono questa cosa. Di più. Ma guarda che poi la lascio parlare. Ma non è che solo è anche molto simpatico, che ma gli voglio anche un bene dell'anima. Allora, mi stia ascoltare un attimo, poi la lascio parlare. Di più, che questo processo fosse prescritto era del tutto evidente, hanno dovuto inventarsi un'acrobatica sentenza anche in Corte di Cassazione per tenerlo vivo, dicendo che l'atto di corruttela non nasce quando io prendo i soldi ma quando li uso, che è una cosa veramente sconcertante. Questo fu un attimo processo che doveva finire così. In questo momento, se casomai ci sarebbe da interrogarsi perché è andato avanti prima. Senta Castelli, voglio chiedere una cosa, ma voi ormai delle sorti giudiziarie... Sì, un attimo solo, ma non mi interessa entrare nel dettaglio della prescrizione, la Cassazione. Ci sono state le leggi ad persona. Certo, ci sono state le leggi ad persona. È un altro discorso rispetto alla... Ma vogliamo parlare un attimo seriamente della prescrizione? No, mi lasci dire una cosa che ci tengo. La prescrizione, divento matto poi. Se noi riuscissimo una volta per tutte a fare i processi in tempi ragionevoli, non ci sarebbe il problema che ogni anno si prescrivono 300.000 processi. Io questo non c'è dubbio. D'altro canto, ha diritto un cittadino di sapere in tempi abbastanza brevi se all'occhio della giustizia è colpevole o innocente, o deve stare a bagnomaria per 10-12 anni senza sapere qual è il suo destino? Basterebbe, questo problema sarebbe risolto alla radice, poi mi caccio, se si facessero i processi minimamente, rapidamente, come fanno in tutti i paesi. Lei ha fatto ministro della giustizia per tanti anni, ci sono stati in quel periodo delle leggi ad personam che hanno ridotto i tempi della prescrizione. Lei le giustifica queste leggi? Le hanno ridotti. È stato giusto ridurre i tempi della prescrizione? Le rispondo con una domanda. Sì.
all'unanimità il Parlamento ha approvato la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, va sì. bene? Che è quella della ragionevole durata del processo. No, dico io, però la domanda è questa: era è stato giusto o no ridurre i tempi della prescrizione? Sto rispondendo. Sì. L'articolo 111, così come riformato all'unanimità, dichiara che la legge garantisce la ragionevole durata. Dunque, allora, bisogna capire cosa vuol dire ragionevole durata. È più ragionevole che un reato di poco conto si prescriva duri. Di poco conto, quello di Berlusconi? Sto parlando di reati di poco conto, sto parlando di quelli di Berlusconi. È più ragionevole che duri 6 anni o 11 anni? Questa è la domanda che bisogna D'accordo, porre. Ma negli altri paesi dura 6 anni, quindi si sono uniformati al criterio dell'articolo 111 della Costituzione votato all'unanimità al Parlamento. Dunque è stato giusto fare quelle leggi lì? Io non so se è stato giusto. Vabbè, è stato giusto se io riformo la Costituzione in quel senso, poi devo riformare la legge nello stesso senso. Dunque è stato giusto fare quelle leggi per ridurre i tempi della prescrizione. L'articolo 111 della Costituzione che c'è in questo momento, sì. Però mi confessi una cosa, quelle leggi là erano leggi fatte per Berlusconi, quelle che hanno consentito poi di arrivare a questa prescrizione, soprattutto sulla spinta del caso Berlusconi. Secondo me non c'è niente. Guardi, io le dico una cosa, sì. È stato fatto questo grandissimo scandalo sulle famose leggi a persona. Sì. Il governo Prodi è stato al governo per 2 anni, ne avesse abrogata una, non ne hanno abrogata neanche una, tutte quelle leggi sono tutte in vigore, se erano così vergognose perché non le hanno abrogate? Perché Monti adesso non le ha? Perché furono perché furono fatte quelle leggi che poi hanno portato in parte la Cirielli per esempio è stata fatta, ma furono fatte per aiutare anche Berlusconi, no, ma venne fatta soprattutto per diciamo togliere dalla circolazione i recidivi. Se oggi noi abbiamo le carceri con così tanti detenuti è dovuto a Cirielli. Dunque non sono state fatte spingendo per favorire Berlusconi quelle leggi che hanno portato all'accorciamento dei tempi della prescrizione, sì o no? Per quel che riguarda le leggi che ha proposto il governo quando ero io ministro della giustizia, neanche una. Se poi alcune leggi di natura parlamentare sono nate con di natura parlamentare, questo non posso saperlo. Senta Castelli, la persona che si è messa sul traliccio e che oggi è in gravi condizioni eccetera, se l'è un po' andata a cercare? Allora, premesso che io gli auguro tutto il bene, però voglio dire, lo sa chiunque che se ti arrampichi su un traliccio ad alta tensione finisci male. Ecco, a me stupisce che lui non lo sapesse. Una dunque se l'è un po' cercata? E credo che tutti sanno che se vai su un traliccio ti fulmini, cioè francamente è stupefacente questo fatto, premesso che gli auguro ogni bene che possa guarire, ma se l'hai un po' cercato che è così, cioè se ti arrampichi su un traliccio ti prendi la scossa, puoi cadere, ti può succedere qualsiasi cosa. È matematico, se tu ti arrampichi su un traliccio c'è alta tensione, prendi una scossa terribile e se sopravvivi la scossa però poi cadi. Dunque a questo sondaggio fatto da Libero, Luca Abba, il 37enne notav fulminato su un traliccio mentre protestava, se l'è meritata, lei come risponderebbe? No, se l'è meritata è un'altra cosa, io non dico se l'è meritata. Cercata però sì. E doveva sapere che correva un grave pericolo. Meritata no, non userebbe questa idea. No. Allora, caro Parenzo, siamo sempre qui con la zanzara. Di essere collegato con un'altra radio. Lo so che pensavi di essere collegato con un'altra radio. Nel frattempo, insomma, ho scoperto che il senatore Castelli, Roberto Castelli, Lega Nord, che è qui in studio da noi, si è fissato con sta canzone. Cioè, apre continuamente l'iPad che ha davanti e clicca su questa canzone. Cioè, continuamente, prima, mentre aspettava. Innamorato. È innamorato? Nella mia età. Perché? Non può essere innamorato della sua età. Perché è fissato con questa canzone? Berlusconi. Trovo molto affascinante, tra l'altro è una canzone dell'83, penso è ancora di moda adesso. Ma di chi è? Ma la cantava Bonnie Tyler, poi hanno fatto una cover adesso con quei nuovi gruppi di bei ragazzi, questi sono i Westlife. È una cosa incredibile. Quindi possiamo dire che Castelli ha un cuore? Ma perché c'entra questo? Ma come mai l'ascolta? Perché per l'inglese? Per che cosa? Sì. Un po' per tutto, mi piace, poi sotto la traduzione inglese, quindi faccio esercizio, mi ricorda delle cose. Ma non è celtica però. No, non è una canzone, ma è anglosassone, quindi è a nord dei Celti. Ma figuriamoci se gli interessa qualcosa. La canzone napoletana. È tra i Celti e il Vallo di Adriano. Quindi la canzone napoletana. Le piace la musica napoletana?
A me piaceva tantissimo Tullio d'Episcopo, mi piacciono anche alcune canzoni melodiche napoletane, sì, direi di sì, mi piace, sì, molto. Mi piace molto la canzone napoletana. Cioè, la musica estera le piace, insomma. Come? La musica estera. Musica etnica più che estera, mi piace la musica etnica. Van der Stross è il mio modo. Non è che è etnica la musica napoletana. E come no? È legata a un contesto preciso. Beh, ho capito, no, non è musica etnica. È musica dialettale, chiamiamola se vi piace di più. No, tra l'altro vedo qui davanti Cruciani con un'aria molto risorgimentale. Beh, sì, ho una bandiera italica. Molto romantico lei, con questa scapigliatura. Un po' questa alla... bandiera, sì, no, la bandiera potrebbe italiana. Essere un eroe del Risorgimento. Perché le fa schifo la bandiera italiana? No, no, schifo, no, io rispetto no. Tutte le bandiere. Però non è la sua bandiera, altro. Insomma. Non la riconosce come sua bandiera, non c'è niente di male. Io vivo nello Stato italiano, quindi... Però lo dice con un po' di sofferenza, con un po' di così di amarezza. Devo dire che io fin da bambino, adesso lo devo confessare... Ecco, confessi. Ero bambino, sì, sì. La retorica italiana mi ha sempre dato fastidio. Dunque, leghista fin da bambino, diciamo, no? Proto-leghista, ero leghista senza saperlo. Cioè, lei non ha mai sventolato una bandiera italiana? Temo di no. Mai sventolato, nemmeno baciato, nemmeno... Temo proprio di no. Mai avuta nemmeno una a casa, no? Niente. No. Paura di no. Paura di... Lei è uno di quelli pure che saltava, si ricorda una volta davanti alla camera, famosissima scena, chi guardi, non salta ne parli io? Che di Liberto mi ha chiesto, mi pare, 5 milioni di euro per questa come cosa. Come 5 milioni di euro? Sì, 5 sì. Milioni. E perché 5 milioni di euro? Perché abbiamo avuto una diatriba in una trasmissione televisiva. Grande battaglia, il senatore Castelli ultimamente è andato via anche da Santoro. Ma com'è che faceva quella... Non sono scappato, sono andato via, che è una cosa mi diversa. Mi devi far parlare, Castelli, stai zitto, che mi devi far parlare. L'operaio sardo, no? No, non è così. Allora... se mi consentite, ce l'abbiamo l'audio? No, ma bisogna partire da prima. Perché... Vabbè, adesso il contesto. No, il contesto c'è un filo rosso. Intanto ha cominciato a insultarmi fin dall'inizio. Io mi ricordo che in un certo momento ho detto a Santoro: vabbè, sono venuto qui per farmi insultare. Sì. E cambia il contesto, arriva questo signore e mi dice: Castelli, vai fuori, dai. E vabbè, lo dico, adesso basta. Cioè, non è che... Vabbè, ma lei doveva resistere là, no? Ma vede, c'è un format particolare di alcune trasmissioni televisive che ormai sono come... Vi ricordate, voi forse siete giovani, non vi ricordate, le tre palle un soldo. No, non me lo ricordo. Allora, tu andavi ai baracconi, per un soldo ti davano tre palle, tu devi buttare giù dei pupazzi. Ecco, in questo caso ci sono alcune trasmissioni che il tre palle un soldo e tu devi buttare giù il politico e ti prendi gli insulti. A me non va, io sono per la lotta anche più dura dal punto di vista politico, però per gli insulti no, che poi sono... Vabbè, ma l'insulto non di uno dei conduttori, era di un ospite, uno poteva... Peggio ancora, il conduttore posso ribattere, in realtà quello non ospite dire. Seduto. Ma la prendo con un operaio. Però scusi, ma com'era quel coretto là che lei saltava? Chi non salta Italia? Com'era? Non salta italiano, ma io non saltavo. Però ma come non saltava? Devo confessare che non saltavo, però non potevo dirlo. Quindi. Ma come non saltava? No, saltava il ministro della giustizia non potevo saltare. Però era lì in mezzo. Era lì in mezzo a quelli che facevano chi non sa. Sì, lo rifarebbe? Adesso che non sono più ministro, sì. Da ministro, no. Cioè adesso, da ministro non no, da ministro un errore, no, perché neanche, da lì. Uomo di governo no, perché bisogna salvare diciamo le impostazioni, le apparenze. E non le apparenze, salvare quello che è lo status di un uomo di governo. Quindi, dunque fu un errore stare lì in mezzo a quelle persone? No, un errore no, io non potevo sapere che sarebbe nato questo corretto. Vabbè. Ma io non saltai. Oggi salterei. Oggi farebbe chi non salta italiano? Sì, non sono più al governo e quindi mi sento libero di manifestare più liberamente la mia opinione storica, sociale e economica. Ma com'è? Tu lo faresti? Chi non salta? Com'è che faresti tu, Parenzo? Chi non salta della Lega? Tu faresti così, però. No! Sì, no, sì, no, salta, no, salta no, anche no. Tu. Chi non salta? Chi non salta David Mills? No, ma che c'entra Mills? Chi non salta David Mills? Io così farei. Ma Parenzo è talmente piccolino che se anche salta non se ne accorge nessuno. Penso che abbia i piedi per terra. Robe incredibili. Ci troviamo in collegamento, signor Scalfari, Eugenio Scalfari. No, sei fissato con Scalfari. Perché c'era tanto così? Perché si è appassionato a un vostro confronto scontro. Io quando sono depresso, oltre ad ascoltare i comizi di Borghezio, invito tutti gli ascoltatori e chi sta guardando su TGcom di quanto andare su Google e a digitare quello scontro epocale tra lei e il signor Scalfari, che la guardava con un certo disprezzo, no? E lei, senza guardarla neanche in faccia, in modo assolutamente
assolutamente come lui, come Eugenio, e a un certo punto gli ha detto: lei Castelli non cambia proprio mai. E no, ma mi disse Parezzo, su questo chiedo anche a lei, perché il liceo classico l'ho fatto anch'io, Scalfari. No, lui non l'ha fatto, l'ho fatto io solo, lui no. No, ma vorrei chiedere una cosa a Parenzo, che allora Scalfari, rispetto al quale io ovviamente non sono nessuno, perché la sua storia è ben diversa dalla mia, evidentemente, questo va detto, mi disse una cosa che mi lasciò abbastanza perplesso, chiedo il vostro parere. Io argomentavo con le mie modeste argomentazioni. Vabbè, sono butti giù, e lui mi disse: lei è marginale. Cosa avrà voluto dire? Marginale, cioè, ancora oggi me lo chiedo. Non conta un cazzo questo. Ecco, forse io traduco in questo modo. Finalmente abbiamo avuto la spiegazione. Cioè, io traduco in termini popolari quello che Scalfari disse a, forse questo, disse a Castelli. Allora, voglio sapere una cosa però, da Castelli. La lista Tosi, che fa discutere molto, possibile lista Tosi, cioè lo può fare o non lo può fare, di mettere il nome Tosi sulla lista? Allora, lo farà. Questa è la mia opinione. Io spero di no, perché il federale ha preso questa decisione, all'unanimità tra l'altro, Il Consiglio federale, della Lega, che è l'organo supremo decisorio della Lega, ha preso la decisione che non sono consentiti i nomi dei candidati nella lista, ed è stata una decisione presa all'unanimità, c'erano tutti quelli dirigenti della Lega. Si possono fare deroghe, eccezioni, ci sono sempre deroghe e eccezioni. Allora, io sono uno che ritiene che oltre le... Primo le idee, ma la secondo più grande patrimonio della Lega sia l'unità. Noi siamo stati un partito sempre unito, sempre andato avanti alcune volte come un esercito, e quindi abbiamo una grande forza. Dunque Tosi sbaglia se dobbiamo va avanti. Dobbiamo salvare l'unità, io faccio un appello a Tosi, si faccia magari una lista civica, però la chiami, non so, la lista per Forza Verona. In questo modo sarebbe assolutamente autorizzato. Avremmo una grande vittoria, vincerebbe lui, vincerebbe la Lega. Però il nome Tosi evidentemente attrae, secondo Tosi attrae mettere là il fatto Tosi, è molto Tosi popolare. Ma Tosi fa sindaco, a Verona lo conoscono tutti, è popolarissimo. Ha bisogno della lista Tosi. La faccia che conta, che conoscono tutti, non ha bisogno di dire che lui è Tosi, che a Verona credo che non ci sia nessuno. Dunque che è più sappia. Un puntiglio da parte sua. Ma cioè, non lo so, però io auspico che, Tosi possa, ma no, non credo proprio, che Tosi possa arrivare a questo, si fa una sua bella lista civica, tutti vissero felici e contenti. Senza il nome. Ma perché, perché è così fastidioso il fatto di avere un sindaco che mette il suo nome su una lista? Non riesco a capire. Ma il federale ha deciso questo perché noi tendiamo sempre a mettere davanti la Lega rispetto alla singola... C'era una bellissima frase che era appesa in tutte le sedi della Lega, adesso in qualche sede manca e andrebbe rimessa. Cioè? Adesso la cito a memoria, che diceva: ricordatevi voi eletti, quindi anch'io che sono parlamentare da quasi 20 anni, non montatevi la testa perché voi siete stati eletti non perché eravate Castelli Roberto, Tosi, Flavio, Pallino, ma perché eravate sotto il simbolo della Lega, che è profondissimamente vero. E come era proprio così, troppo lunga era, no? Era così proprio. Era un quadretto. Era un quadretto, eccetera. Quadretti che ci sono. Una specie di minaccia. Cioè. Ma che minaccia? La verità. Tutti noi siamo nati in questo modo. Ma c'è chi ha anche un consenso che va al di là della Lega. Sì. Tosi ha un consenso che va al di là della Lega. Un consenso molto vasto, perché è un sindaco bravissimo. E quindi, però, ripeto, lo sanno tutti a Verona chi è Tosi, non ha bisogno di fare questa cosa. Cioè, sarebbe lista se insistesse su questo, sarebbe un capriccio inutile, una volontà di mettersi. Allora, perché voi dovete di creare scompiglio? Lei non no, deve una domanda. Mettermi in bocca le cose. No, per favore, lei ascolti quello che dico. Ma lei mi può io. Dire no, lei sta sbagliando a questa tesi? No, non è la mia. Non è deciso nulla. Io auspico che si vada su questa linea in modo che non ci sono scontri, non ci sono eccezioni, che magari qualche altro sindaco potrebbe dire: ma perché Tosi sì e sennò sarebbe una babele, e altri no, quindi si fa una regola, vale per tutti. Cioè, è più importante il partito del singolo, questa? Beh, questo si può dire. La Lega è sempre stato così. Antonio, buonasera a voi. Vada. Onorevole Castelli, ma non è ora di cominciare a dire le cose come stanno, ma proprio una volta sola nella vita. Abbiamo fatto la legge ex Cirielli per Berlusconi perché così abbiamo sistemato le cose e siamo andati avanti. Beh, sistemato le cose, diciamo, all'epoca quando fu fatta, Antonio, non è che si poteva prevedere la prescrizione in 10 giorni. Comunque, sicuramente, in parte ha ragione lei, fu fatta sotto la spinta di uomini di Berlusconi, di persone di Berlusconi, per volontà di Berlusconi. Le sta chiedendo l'ascoltatore se non è il caso di ammettere dopo tanti anni. No, dice l'ascoltatore che ha la verità rivelata in tasca, sa esattamente come sono andate le cose in Parlamento.
Allora le faccio una domanda, lei sa com'è nato quella parte della Cirielli, visto che sa tutto, risponda. No, però oggi lo stesso Cirielli in un'intervista. Ah, non lo sa, però lei declina verità rivelata, complimenti. Che, visto che sento regolarmente Radio 24, dico solo una cosa. Allora dica agli ascoltatori come è nato questa cosa in Parlamento, nel governo. Però lo stesso Cirielli, verità, io mi metto dalla parte dell'ascoltatore, lo stesso Cirielli oggi in un'intervista a Corriere della Sera, ieri oggi, non mi ricordo, dice che quella legge fu voluta anche per favorire Berlusconi su questo. Certo. Cioè, non è così, vede che anche lei non si ricorda. Ma lo dice lo stesso Cirielli, lo dice lui. No, tant'è vero che Cirielli prese le distanze dalla legge, non era più d'accordo, sì, per che una parte, da emendamenti per una che erano in Parlamento. Quindi non fu neanche Cirielli a volere questa cosa. La legge Cirielli nacque sulla recidiva. Vabbè, non ci addentriamo cose. In queste cose, allora, no, parlano no. Per niente, poi sanno le verità rivelate. 800 24 00 24, questo tesoriere della Lega, il signor Belsito, lei fa parte anche del comitato di controllo sulle finanze della Lega, non dovrebbe essere sostituito? Al di là delle vicende sue personali, giudiziarie, eccetera, eccetera, per il tipo di investimenti che ha fatto, per la sua attività, per questa storia delle lauree, di quello che ha detto, che molte cose non si sono rivelate vere sul suo curriculum, non dovrebbe essere un altro il tesoriere della Lega? Ma guardi, allora qui bisogna distinguere due cose. Uno, c'è stato questo attacco pesantissimo da parte di un quotidiano contro Belsito, che l'ha accusato di varie nefandezze. Vabbè, questo è un altro discorso. Ma che lui ovviamente nega, si difenderà nelle sedi opportune, ma fino a prova contraria chi accusa deve portare le prove, e quindi questa è una questione. È capitato a qualsiasi uomo politico, anche a me, di essere accusato delle cose più nefande, naturalmente non vere, quindi questa è una questione. Per quanto riguarda l'altra questione, io vi posso fare un piccolo scoop se volete. Lorenzo non se lo merita, ma Cruciani sì. Neanche un euro è mai finito in Tanzania, giusto per capire. Questo come, lo stesso Belsito lo dice. Giusto per capire come raccontano le cose, cioè, i giornali. Non c'è stato mai neanche un euro finito in Tanzania, almeno di soldi della Lega. Poi cioè, i giornali continuano a titolare sulla Tanzania. Tra l'altro, ecco appunto, questo ci dice come avvengono queste però, cose. Però qua riporta. Secondo, questi fondi oggi si trovano in Italia. Queste sono le cose che cioè, i fondi quali? Quelli che erano stati investiti? I fondi di cui si dove parla sono? Tanto. Questi sono due. Quelli investiti in Norvegia? Lei dice? Quelli a Cipro? È una questione, ma voglio dire. Quelli che dovevano andare in Tanzania? Ma dove sono stati investiti allora? Io vi posso dire questo, che sono, se mi credete, un attimo, se mi credete, le questioni stanno in questo modo. Per dimostrare come le realtà descritte dai giornali siano spesso distanti da lei da dice non un euro in Tanzania? Non un euro in Tanzania, e oggi la stragrande maggioranza di questi fondi si ritrovano in Italia. E dove sono investiti? Ma dove? Allora, se mi consentite, mi viene voglia di dirvi una frase poco consona, ma io vi ricordo, cioè, non sono cazzi nostri. Ricordo che c'è stata una sentenza, anche non ricordo più francamente se la Corte di Cassazione o la Corte Costituzionale, che proprio recentemente ha stabilito che i fondi dei partiti sono fondi di natura privatistica. No, però Castelli, su questo io sono ferocissimo. Allora, su cambiamo la legge. Lei dice oggi è legittimo che i partiti non rivelino dove investono i soldi? Ai sensi della legge vigente, sì. No. Anche no. Perché... Ci vuole trasparenza totale da questo punto di vista. Sono assolutamente d'accordo con lei, ci vuole trasparenza totale, ma bisogna fare una legge, perché oggi la legge consente di trattare i fondi dei partiti in natura privatistica. Cioè lei sta dicendo, è legittimo che noi non diciamo dove sono investiti i soldi. Esattamente, anche perché questi soldi non è vero che sono tutti fondi pubblici, perché ad esempio io parlo della Lega che conosco, gli altri partiti non li conosco, quasi il 30% dei fondi proviene da versamenti di privati che non c'entrano assolutamente nulla con i soldi pubblici. Chi è il maggior finanziatore privato della Lega? Come? Si può dire che è il maggior finanziatore privato della Lega? I parlamentari. No, sì, ma i fondi... I parlamentari ma non c'è un privato che non è un parlamentare che è il più grande finanziatore della Lega? No,
No, guarda, no, non mi pare un imprenditore, che... un finanziamenti legittimi. Adesso mi prende la sprovvista, ma non, come dire, questi non soldi risulta, che devono essere in Tanzania, lei dice non c'è un euro, dove sono in Italia? No, questo qua una... sono in banca o quel che sia. No, in banche dove? Ma investiti come? In BTP? Le banche in cui la Lega i conti correnti. Ma in BTP, scusi, sono investiti? In che cosa sono investiti? In azioni, che ne so, italiane? Non lo so, comunque posso dirle questo. Cioè, sono nelle banche italiane. Italiane. Sono nelle, sì, banche, esatto, italiane. Questo è qua. Va bene, è interessante questo. Sì, non, interessante. C'è, non c'è un euro in Tanzania. Io, questo è molto interessante. Io però dirlo anche, c'è Calderoli, ragazzi. Roberto, in un articolo di oggi del Corriere della Sera, anzi di ieri, Roberto Calderoli spiega di aver avuto assicurazione che è tutto a posto, anche se un'operazione come quella in Tanzania, questo è virgolettato, era da matti, che non si doveva fare. Cioè, non capisco se dà per scontato che ci sia allora, una questione della legittimità, sì, va bene? Cioè, qualcuno ci ha pensato a investire in Tanzania, è evidente, no? Una questione della legittimità, una questione dell'opportunità, sì, politica, perché è del tutto ovvio che un partito non è il signor Pinco Pallino e quindi evidentemente per quanto riguarda l'attività dei partiti ci vuole più trasparenza. Ma io non ho capito se questi soldi c'erano in Tanzania e sono stati tolti o non sono stati mai investiti in Tanzania? Non sono mai arrivati in Tanzania. Mai arrivati in Tanzania? Mai. Però qualcuno ci ha pensato, c'era l'opportunità di fare questi investimenti. Non è che posso leggere. No, come è uscito fuori, questa cosa della Tanzania? La chiedo al giornalista che l'ha scritto, lo chiedo a me. Sì, però la smentita è arrivata dopo qualche tempo. Perché così è arrivata dopo un certo ritardo? Io posso dirle per quanto mi riguarda, non parlo per gli altri. Andiamo... Però ripeto, ci tengo a ribadirlo, oggi legittimamente i partiti dei loro soldi possono fare quello che vogliono senza dire niente a nessuno, perché questo lo dice la legge. Ho capito, ma lei è dice sbagliato, anche giusto. No, anche giusto. Capisco che può essere sbagliato, però bisogna cambiare la legge. Ho capito, però non è che ci si può trinciare solo dietro la legge, qualche volta uno fa un'operazione di trasparenza a prescindere dalla legge, i bilanci dovrebbero essere pubblici, tutti gli investimenti come I bilanci sono pubblici, sì, i ma non sono, non, i dettagli, sono pubblici. Non i dettagli. Gli investimenti in dettaglio uno se li fa come gli pare, questo dice la legge. Ho capito, lei però non dovrebbe essere così. Se il Parlamento decide che non deve essere così, si cambia la legge. Ma la sua opinione qual è? Io sono d'accordo, ci vuole più trasparenza, sono assolutamente d'accordo, però bisogna cambiare la legge. Sì, però lei ha fatto benissimo a regalarci questo scoop clamoroso, però siccome lei sa bene che parliamo di soldi pubblici... Non sono solo soldi pubblici, ripeto, il 30% del bilancio della Lega... No, vabbè, io sto parlando del finanziamento pubblico, a parte che anche i soldi dei parlamentari sono fondi, se volendo, sono soldi pubblici. Tutti i soldi impiegati statali sono tutti pubblici. Adesso fermiamo il primo poliziotto che passa per la strada e chiediamo dove metti i soldi, quanto guadagna, dove comunque ci Perino leader dei Notav, Perino leader dei Notav ha detto lo ha fatto cadere la polizia. Beh, ovvio. Veramente, ma forse il segreto è non sorprendersi più di niente in Italia. Di cosa? Il senatore Castelli, che è stato senatore da tanti anni, è stato anche ministro della giustizia in un governo che si è industriato più degli altri per impedire che ci fosse velocità e celerità nella giustizia, anzi forse si è anche industriato per mettere forse in qualche modo il bastone tra le ruote alla giustizia. Dice no? Adesso che la giustizia deve essere più veloce. Esatto, questo così con estrema... Però, senta, qui entriamo, lei può anche avere ragione, mi scusi, non è che fosse l'unico a decidere, Castelli. Ma sarebbe già una bella cosa, se ne sapesse qualcosa di chiaro. No, però lei, sta dicendo l'ascoltatore che nel complesso... No, però l'ascoltatore sta dicendo che nel complesso i tempi della giustizia negli anni in cui lei è stato ministro non si sono accorciati, sono rimasti gli stessi, poi le responsabilità lasciamo perdere. Questo è vero. Diciamo che in realtà di qualcosina noi avevamo migliorato, ma il problema fondamentale è che il ministro non ha per Costituzione alcuna possibilità di entrare nell'attività dei magistrati. E quindi questo, vede, in politica una bugia detta 100 volte diventa una verità. E lei, in piena buona fede, ne sono assolutamente convinto, come l'ascoltatore di prima, ripete pappagallescamente quello che ha letto sui giornali. No, il problema non è quello di ripetere quello sui giornali. I tempi della giustizia non sono cambiati, anche quando lei è ministro, mica per ma questo non toglie che io mi sia sforzato enormemente per migliorarli. Quindi, allora, dove andiamo? Andiamo a Monza, Mario. Sì, pronto, buonasera. Vada. Non ci sono più. Io avevo, se possibile, due argomenti. Il primo è molto simile a quello dell'intervento precedente. Anch'io sono sorpreso del fatto che Castelli, a cui riconosco uno sforzo di onestà intellettuale, cerchi di difendere, secondo me, l'insostenibile. Credo che a tutti sembra evidente che durante il periodo in cui Berlusconi è stato al governo si siano fatte più e più leggi per allungare i tempi. Io mi vengono in mente alcune leggi, tipo quelle sulle rogatorie in Svizzera,
che fu uno dei primi interventi del suo governo, servisse Vabbè. Se non mi ricordo, allungare i tempi. Poi la ricusazione. Vabbè, poi Mario, però adesso non ci mettiamo a fare un dibattito perché non è la missione per fare un dibattito. Però, insomma, lui afferma una cosa. No, lei ha detto una cosa e lei sta dicendo il contrario. Sta dicendo che durante gli anni di governo Berlusconi. Voglio rispondere. Sa cosa dice la legge sulle rogatorie? Lo sa cosa dice? Tant'è vero che è ancora in vigore, nessuno l'ha cancellata. Dice una cosa banalissima. Dice che i documenti di rogatoria devono essere certi, garantiti che siano autentici. Questo è soltanto questo, dice la legge sulle rogatorie. È un concetto sbagliato o giusto secondo lei? No, però adesso non entriamo. Ma bisogna dire la verità delle cose. Sì, non entriamo in queste cose. Allora... Perché veniva contestata? Perché in quel momento i PM di Milano usavano dei documenti che non si sapeva da che parte arrivassero. Questo è fatto. Grazie. Non voglio trasformare questa cosa. Grazie per questa domanda, ma così di chiarire questa cosa. Questa è vero che è ancora assolutamente in vigore. Castelli, si fermi perché non voglio trasformare questa trasmissione in un dibattito. Parenzo, ci sei ancora? In forum, ma perché ci sono ancora? Ci sono sempre. Che ne so, penso che stavi un po' per aria, non lo so. Per aria. Ma lei che ne pensa del sindaco di Milano che ha come uno dei suoi principali collaboratori colui che fu fotografato mentre con la pistola in mano sparava in una manifestazione, il signor Azzolini? Perché Parenzo, qual è il problema? Vedi, perché tu sei no, è classico, questo è, anzi mi fa piacere che Parenzo sia intervenuto in questo modo perché anticipa quello che volevo dire. È un segno del declino dei tempi, della doppia morale forsennata che c'è nella sinistra. Fa il processo, le intenzioni su determinate cose, però poi nessuno dice niente se viene preso uno che sparava in mezzo alla strada all'altezza d'uomo a governare la città. Ma governare adesso non contribuire a governare la città. Beh, non ma è una, non, dice? Non è una come bella cosa pagina, dice? A contribuire a governare la città visto che fa parte della giunta. Ma è una persona, è invece il classico esempio quando lo Stato funziona, c'è una persona che ha pagato. Quindi si prendono quelli che sparavano e si mettono benissimo. No, non è che magari... si prendono. Per carità, come magari come poi andrà amico, bene se sparerà no, adesso i gatti, mio amico lo so, è la anzi, vittoria se dello... gli animalisti perché mi prendi, sono animalista. Ma no, non lo capisco, secondo me c'è una Stato. Questione di etica, tu non puoi prendere uno che sparava all'altezza d'uomo la gente e metterlo, come che dice, la verità c'erano le foto, dice? C'erano le foto, Parenzo. Ma che cosa dice, una persona è che ha, è la vittoria dello Stato, sparava cioè o non sparava? Sparava o risponda, sparava o non sparava? È una persona che in quegli anni ha fatto delle perché non risponde, sparava o non sparava? Non è semplice, se basta dire sì o no. Sparava, su. Parenzo, è facile anche per lei, risponda sì o no, sparava o non sparava? Non lo so se sparava. Ah, non lo so, c'è la fotografia, però non lo sa. Allora, negli anni 70, allora è la vittoria della sinistra cosa fa, caro Cruciani? Nega l'evidenza pur di portare avanti la propria ideologia. Ma mi fa spiegare in 30 secondi, sto dicendo semplicemente che è come il caso del grandissimo Sergio D'Elia. Sergio D'Elia fu condannato per alcuni reati degli anni 70. Non è necessario che abbiano ruoli nello Stato, va benissimo il perdono, tutto, le leggi, eccetera. La sua pena, il circola libero, ma che vada a ricoprire determinate cariche, francamente, è una persona che ha pagato. Va bene, d'accordo. Perché Castelli, perché secondo lei ha dato Pisapia l'ha scelto per questo incarico? Perché la matrice è quella lì dell'estrema sinistra, no? Questo è un governo d'estrema sinistra e sceglie. Pisapia è governo d'estrema sinistra, addirittura a Milano. Pisapia è sempre stato d'estrema sinistra, era a sinistra del PD, quindi. Cioè, hanno la stessa matrice culturale. No, può fare tante cose, ma non può andare a coprire determinati incarichi pubblici. È una questione di opportunità. Sai come la penso, Parenzo, su queste cose qui? Che una persona che... Ma lei la conosce l'associazione Nessuno Tocchi Caino? Ma che c'entra l'associazione? Certo che la conosco, vorrebbero tutti liberi, certo che la conosco. Avevo a che fare quando ero ministro della giustizia, volevano tutti liberi, Nessuno Tocchi Caino. Siete garantisti con l'avvocato Mills? Vede invece, caro Parenzo, lei che di sinistra Nessuno Tocchi Caino, io che sono un po' a destra dico Nessuno Tocchi a bere, vedi la differenza fra me e lei? Ma no, non è destra sinistra, è questione anche di intelligenza però, perché... Lo sappiamo che voi di sinistra siete intelligenti, noi no, però noi diciamo Nessuno tocchi a Bele. Comunque, voi siete garantisti con David Mills e siete giustizialisti con chi ha già pazzito. Ma come giustizialisti? Ma nessuno dice giustizialisti, a parte che sparare è una cosa diversa. Insomma, lasciamo perdere questo. Adesso sta andando un po' fuori strada. Che io ho appena finito pagato, di dire che questo signore ha tutti pagato, i diritti di circolare per la strada, di lavorare e fare la sua vita perché ha pagato il suo debito. Appunto. E
però ci sono delle questioni di opportunità politica, la stessa cosa che dicevamo prima per quanto riguarda i bilanci dei partiti. È una vittoria dello Stato se entra, vabbè, lei, è una vittoria. Lei è irredimibile, caro Paese. Ma come fa a essere una vittoria dello Stato? Cosentino, ma che c'è? Ma Cosentino che mica ha sparato a nessuno, Cosentino, ma che no, parli? Ma cosa c'entra? Avete salvato Cosentino? Cioè... Siete no, guardi, garantisti sulla vicenda di Cosentino. Ma scusa un attimo, non sto dicendo che deve andare in galera il signor Azzollini, sto dicendo semplicemente, questa è la mia tesi, che non deve avere alcun incarico pubblico, basta, poi può fare l'imprenditore, può diventare milionario, miliardario. Ma che vuol dire? Non sto dicendo che la legge glielo deve impedire, sto dicendo che è una questione politica di opportunità. Mettere a lavorare a Milano uno che nelle strade di Milano sparava nel 77 ai poliziotti. Ma quale vittoria dello Stato? Ma non dire stupidaggini, su. Un'altra persona. Ma va bene, io sono contento che sia un'altra persona. Non mi fa piacere che lavori per il Comune di Milano, strade in cui sparava ai poliziotti, basta. Che prendi i soldi miei, non mi fa piacere. Il fatto di aver pagato un prezzo alto nella sua Ma che vita? Ti devo dire? Io la penso così, non penso che sei un criminale tu. Io sto dicendo che il fatto che uno che nel 77 faceva il terrorista e sparava ai poliziotti, che abbia un incarico dal Comune di Milano, mi dà fastidio e secondo me motivi di opportunità politica devono spingere il signor Pisapia. Ma perché non sto dicendo che deve esserci una legge, vale solo per i vostri amici, però invece la presunzione di innocenza non vale più. Come mai voi siete proprio al contrario? Lei è stato ministro della giustizia e sa bene che dottor Parenzo, come mai lo Stato di diritto vale solo per i vostri amici e non per gli altri? La doppia morale della sinistra è veramente insopportabile. Io sottolineo filo per segno ciò che ha detto il dottor Cruciani. Per me non c'è nessuna doppia morale, da te che anche per i terroristi. Lei ha una doppia morale come tutti quelli di sinistra. Guardi, per io, me po- anche... io e i miei amici possiamo fare tutto, gli altri non possono fare nulla. Guardi, il garantismo me... a senso unico. Parenzo, il problema è un'altra cosa. Il problema unico. È un altro. Io non sto dicendo Cesare che... Battisti libero. Ma scoppiò lo scandalo del Comune di Roma con gli amici di Alemanno che facevano parte dell'estrema destra nominati in comune. Ma che se... cosa avete detto? Ma cosa c'entra? Ma se qualcuno ha avuto delle condanne. Ma c'era uno che sparava, scusi. Se c'è uno che ha avuto c'è delle stato condanne. Uno fotografato a sparare con la pistola. Non è solo quello lo sparare, anche se magari... avessero sparato avrei detto le stesse cose. Ma perché qual è il problema? Non ho capito. Cioè non ho capito. Scusami, qui stiamo discutendo sulla persona che negli anni 70 fece delle scelte folli. È una persona, cittadino italiano, che ha pagato per quelle scelte e la vittoria dello Stato la si vede dal fatto che non solo è stato condannato, ha scontato la sua pena e ora ha deciso di mettere al servizio della città la sua esperienza. Adesso la stai mettendo, la stai infiocchettando, ha deciso di mettere al servizio della città la sua esperienza, la stai infiocchettando in maniera un po' troppo bella la cosa, non è che ha messo al servizio mette della città, al servizio della città le sue convinzioni, forse è qualcuno che gli dà uno stipendio, cioè, perché non credo che sia un ruolo insostituibile, adesso non è che è arrivato il genio per fare non so quale ruolo, cioè c'è una persona che ha delle entrature politiche perché si tratta di connessioni politiche, di vecchie amicizie, e che ha ottenuto un posto di lavoro, pare che ci sia pure un concorso, non lo so. Comunque, guarda, cioè, se ti piace così, che uno che sparava per strada a Milano... Mi piace il fatto che lo Stato ha vinto. Ti piace così, che ti devo dire? Sì, mi piace il fatto che lo Stato ha vinto. Ma lo Stato ha vinto, questo non c'è questa dubbio. Questa persona diventa uno che lavora per la collettività. Mi piace, sì, certo. Mi piace. Ti piace? Che ti devo fare? Ti piace mi così, piace che uno che sparava, sparava per strada sta a lavoro adesso al Comune di Milano? Mi piace molto di più di un Parlamento che decide... Ma che c'entra il Parlamento? Ecco la doppia morale e il garantismo a senso unico. Vede, io la ringrazio per questo ragionamento che indica proprio la decadenza della nostra Vattani società. Lo hanno rimosso da cosa? Vattani, su cui tu hai fatto una battaglia, ma è un vedi? Funzionario pubblico dello perché Stato, quello che però, no, quello, non è, quello è diventato un funzionario pubblico. Questo Vattani, funzionario Vattani pubblico. lo hanno rimosso perché lo ha fatto adesso. Ma che vuol dire cose le ha fatte adesso durante la sua funzione. Quell'uomo lì di oggi, Azzollini di oggi, non è quello degli anni 70, invece Vattani è quello di oggi, hai capito o no? Capito no? Scusami le orecchie. Com'è, prima di lasciarla... Allora possiamo sperare che anche Parenzo si redima in futuro e cambi. Castelli, com'è Roma? Sporca? Roma è una città meravigliosa che purtroppo, secondo me, non viene abbastanza pulita. Il centro è abbastanza pulito, la periferia o le zone semicentrali dove abito io... È sporca. Non sono pulite, mi spiace. Ma com'è che Roma è una città sporca? In che senso? Cioè, vede la mondezza? E c'è in giro un sacco di cartacce, di escrementi di cani... rifiuti in giro per la strada, è un vero peccato che Roma è una città bellissima, meriterebbe una cura migliore secondo me. Il cahier de doléance su Roma, bravo, proprio su Roma. Cahier de doléance. Parenzo, tu che sei a Roma, vedi una città sporca? Nella norma di una grande metropoli europea,
non mi sembra. Ultime domande, Formigoni, lei vuole prendere il posto di Formigoni? Punta a diventare il governatore della Lombardia? No, non si vuole candidare? Io punto a un sereno vecchiaia. Quarto, la mia vita è divisa in ventenni. Io mi sto affrontando il quarto ventennio si tornerà in Parlamento? Spero di riuscire finalmente a pensare a me stesso e non più. Lei mi sta dicendo che nel 2013 non si candida più? L'idea sarebbe quella. Ah, di non candidarsi. Mm. Beh, questa è una notizia. Cioè, sarebbe anche una novità nel panorama politico. Cioè, lei ha intenzione di lasciare il Parlamento, lasciare la politica? Magari no. No, però l'idea sarebbe quella di finalmente dedicarmi alle mie passioni, che sono la vela, la montagna. Con questo velo di tristezza? Con questo tornare velo di a fare l'ingegnere. Capito, Parenzo? Ma mi dispiace che si ritiri dalla politica, provo... Così non so più con chi prendere. Mi dispiace perché è stato una persona per bene. Bene, grazie. Ma io le voglio bene, Parenzo. Ha detto delle cose incredibili sul povero Sergio D'Elia e su una persona come Azzolini che negli anni 70... No, guarda che io su D'Elia ho detto nulla, l'ha detto lei, ma anche se vuoi le dico cose incredibili anche su D'Elia, ma io su D'Elia per la precisione ho detto nulla. La penso esattamente come Cruciani, su Azzolini e su D'Elia. Dite delle cose, siete dei garantisti. Ma perché non possono lavorare per qualche azienda privata? Non capisco. Perché mi scusi, dottor Parenzo, io le dico, le segnalo questo. Voi siete, mi scusi, mi stia a sentire un attimo. Voi siete i campioni. Voi avete salvato Cosentino. Ma mi lascia parlare. Mi lasci declinare quest'ultimo ragionamento. Lei l'avrebbe mandato in galera Cosentino? Vorrei declinare questo ragionamento. Decliniamo. Allora, lui è giustizialista contro quelli che rubacchiano, sì. Va bene? E è sicuramente d'accordo con Di Pietro quando dice che chi è condannato e ingiudicato non dovrebbe più andare in Parlamento. Quindi, quelli, i piccoli ladri non devono più andare in Parlamento, gli assassini sì. Ecco, credo che sotto questo punto di vista ci sia tutta la decadenza dei costumi che Parenzo dice rappresenta. Parenzo non dice che devono essere salvati, dice che dopo aver scontato la loro pena possono inserirsi nella società e possono avere anche accesso a funzioni statali. Però vale solo per quelli di sinistra, per quelli di destra no. Va bene, devo chiudere, grazie a Roberto Castelli. La saluto con affetto comunque, arrivederci. Maurizio da Mantova, buonasera.